Oggi è sabato, benvenuti in un nuovo video. Sono a San Francisco e vi porto a fare un giretto. Oggi mettono pioggia, il cielo non è dei migliori, quindi oggi farò un giretto a piedi e coi mezzi pubblici. Mentre domani vi porto a fare un giro in bici. Sono comunque convinto che il miglior modo per vedere San Francisco è in bici. Vado a prendere la metro. Il trasporto pubblico a San Francisco fa schifo comparato con Barcellona, che è spettacolare. Un biglietto giornaliero per bus e metro costa $5, mi sembra più che onesto, mentre una corsa qui singola costa $3. Questa è l'entrata della metro di Powell Station. Devo andare verso ovest, Balboa Park. Next J in 3 minutes, K in 13 minutes. Visto che ho 9 minuti di attesa per la prossima metro, la mia prossima metro, ne passeranno delle altre forse. È un buon momento per farvi un po' di geografia di San Francisco. Immaginate San Francisco come un quadrato, con il lato sinistro esposto all'oceano, il lato destro che dà sulla baia, il lato in alto dove c'è l'oceano che comunica con la baia e c'è il Golden Gate Bridge che va verso nord. A sud, in basso, so che alcune persone hanno problemi con i punti cardinali, quindi diciamo in basso, inizia la Silicon Valley e nel vertice, in alto a destra, inizia una strada diagonale che è Market Street, che è la strada principale, che è riflessa qui nei percorsi della metro. Questa strada in diagonale arriva fino al centro di questo quadrato più o meno e poi da lì inizia a diventare con delle curve. One car J to Balboa Park Station. Okay. Next J in 16 minutes. K in 12 minutes. Metro di due soli vagoni. Niente, ancora annunci. Dicevo, questa strada Market Street va in diagonale fino al centro del quadrato e poi inizia a diventare curvosa. Noi andiamo proprio lì dove inizia a diventare curvosa. Come già sapete, San Francisco è principalmente collinosa, mentre Market Street è quasi tutta piana e la parte a sud di Market Street è quasi tutta pianta, in leggera discesa verso la baia. Il resto è tutta una collina, un su e giù. Noi andiamo lì dove inizia il su e giù e vi porto a vedere Painted Ladies. La metro è diventata un tram. Questa è la 14ª strada, là in fondo vedete la salita. E siamo all'incrocio con Market Street qua. Come vedete il panorama è cambiato, non più palazzoni ma casette piccoline. Queste sono casette tipiche di San Francisco, sono tutte di legno. E un'altra cosa interessante di questo posto qui è che è l'incrocio da dove potete iniziare a vedere un certo numero di cose diverse. Per esempio, quartieri tra loro molto diversi. Qua davanti a me c'è Mission, che è il quartiere latino, c'è Dolores e c'è Castro. Castro è il quartiere gay. Infatti, qua vedete che inizia con le bandiere esposto. Se non sapete di cosa parlo, andate a vedere il film Milk, che è molto bello e vi dà un'idea dell'atmosfera che si può respirare in questo quartiere. Io però non vi porto da nessuna di queste parti, questi quartieri, perché ci sono già stato e poi sono quartieri. A parte Dolores Park, che meriterebbe una visita perché è uno dei posti simbolo, io adesso mi dirigo verso le Painted Ladies, che cosa sono? Ve lo farò vedere. Questa è un'ottima zona e poi perché inizia a diventare un po' hipsterish style, come vedete dal caffè dietro a me, e siccome c'ho fame vado in cerca di qualcosa per far colazione. Io da queste parti ci ho vissuto qualche settimana, qualche anno fa, quindi le conosco abbastanza bene. Vi vedo da queste parti qui. Adesso vi faccio vedere un'altra cosa che vi avevo menzionato prima. Qui è dove Market finisce di essere dritta e iniziano le colline. Quello che vedete là in fondo sono proprio Twin Peaks. Adesso zoomo un po' male. Vedete quel bandierone là? Quello è dove inizia Castro. Panorama completamente diverso alla devastazione dei giorni scorsi. Basta uscire un pochino dal centro.
qua, un po' di esterismo di cui vi parlavo, visto che questo è il mio posto per fare colazione. Io sono certo di essermi fermato in questo posto 4 anni fa, in un giro in bici. French toast con frutta. Sono un trendsetter, adesso c'è la coda. Bene. Più che altro è iniziato a piovere, quindi entrano tutti. Continuo la mia camminata verso Painted Ladies e devo farvi vedere una cosa, vediamo se ce la faccio. Vedete questi quadrati che indicano la pista ciclabile? Benissimo. Questo pezzo di pista ciclabile si chiama The Wiggle. La serpentina, più o meno, l'ondeggiamento, perché appunto da giù si sale e per non salire dritti in bici hanno fatto una pista ciclabile che fa alcune curve per salire. Ecco alcuni ciclisti che arrivano. Questo è il parco di Dubossing, se si dice così, non credo. Oggi c'è anche la bella nebbia San Franciscina. E qui, alla mia destra, insospettabilmente nascoste, le Painted Ladies. Eccoci qua, una delle più grandi attrazioni di San Francisco, questa fila di casette vittoriane che appare in molte serie TV e film. Sono certo poi che qualcuno nei commenti scriverà: ma noi ci avevamo il Colosseo. Vabbè, ok. Adesso, con le Painted Ladies alle mie spalle, se vado dritto, sbatto su il Golden Gate Park, che non ha niente a che vedere con il Golden Gate Bridge, che invece è alla mia destra, oltre la collina del Presidio Hill, che è bella alta e in bici non ve la consiglio. Domani andremo verso il Golden Gate Park e faremo tutta la costa, mentre oggi sì che vado verso il Golden Gate Park, qua davanti a me, perché vi porto, a parte a vedere il parco, a vedere un bel negozio di musica. Turisti. Painted Ladies. Inizia qui il percorso dove vedrete persone che corrono e vanno in bici. Questo parco si chiama il Panhandle Park. Quindi il manico della la padella, il manico della padella. Praticamente questo parco si collega al Golden Gate Park tra un certo numero di isolati, un certo numero piuttosto grande. Quindi c'è questo parco stretto e lungo che va a collegarsi con il Golden Gate Park. Io tra un paio di isolati uscirò da questo parco per portarvi in un bel negozio. Il profumo di eucalipto è assolutamente dominante. Questa è High Street, una delle strade più particolari di San Francisco. Potrebbe assomigliarvi lontanamente a Camden Town, però quella è la vibra. Aspetta che vi faccio vedere dall'altra parte. E così è tutto un botto. Un camioncino d'epoca, fichissimo, bellissimo. Spettacolare. Eccomi arrivato, sono emozionato. Sono davanti ad uno dei negozi più importanti al mondo per la musica e la musica di seconda mano. Ameba Music.
se venite a San Francisco, questo è uno dei posti da visitare, assieme al museo della cable car, come vi dicevo nell'altro video. Qui c'è Amigo Music e lì davanti inizia il Golden Gate Park. Così è il negozio all'interno. Posso far riprese ma non riprendere le facce delle persone. Il paradiso del nerd. Julio! $1. Avevo scelto un paio di vinili, ma poi non ho voglia di traslocarli. Presto capirete perché in un altro video. Qua inizia il Golden Gate Park, è enorme, una cosa scandalosa, e arriva fino all'oceano. Ovviamente non arriverò a piedi fino all'oceano, adesso mi riposo un attimo dalla gran fatica di cercare con le mie ditine agili dei gran vinili e poi farò una camminatina e vi faccio vedere qualcosa. Mi addentro nel parco, che già da qui è incredibile, è davvero spettacolare il parco. Se venite a San Francisco dovete venire a fare una camminata al Golden Gate Park. Ovviamente ci sono degli alberi enormi. Questo è il conservatorio di fiori, una serra con più di 2000 specie di fiori. Questo parco è di una bellezza quasi commovente, poi ci sono dei profumi che da noi non ci sono perché non ci sono queste piante, quindi se venite a San Francisco, Golden Gate Park, merita una visita, una camminata, perdetevi nel parco, vi perderete perché è enorme. E per oggi non avevo altro da farvi vedere perché mi muovo a piedi, mentre domani mi muoverò in bici e farò un giro molto più tradizionale, molto più facile lungo la costa. Ovviamente non vi ho fatto vedere tutto, ci sono alcuni quartieri che vi ho solo menzionato che non vi ho fatto vedere e ci sono alcune cose che vi ho fatto vedere nel video precedente, quindi se non avete visto il video precedente andate a vedere quello.
detto, visto che ho tempo, andiamo a vedere l'oceano. Vedo che domani non so quante gambe avrò per riuscire ad arrivare fino a qui. C'è un filobus che fa questa strada per intero, ero l'unico passeggero del filobus. E davanti c'è l'oceano, non è necessario dire che non si vede. E là. Tempo da lupi oggi. Se non mi sbaglio, questa è la A1 che fa tutta la costa californiana. Come vedete, non si vede praticamente nulla. Tornando alla descrizione precedente del quadrato di San Francisco come un quadrato, questa è la puntina in alto a sinistra. Tipicamente in questa parte di oceano ci sono i surfisti, non oggi ovviamente. È carina perché lì c'è una montagna, la strada scende dalla montagna, viene giù qui, insomma, è molto scenografico, soprattutto in bici se arrivate da lassù e scendete, vedete i surfisti, è un passaggio molto molto carino. Oggi è una giornata da cani e niente, c'è comunque gente che gioca a pallavolo. Riassunto della giornata, per fortuna che mi sono portato il maglione fatto da mia suocera. Se sei anche tu una suocera, metti like, iscriviti e commenta. Questo è il simbolo di Castro, che è dove mi trovo adesso. Andiamo a fare un giro. Come potete vedere è un quartiere mega tranquillo e mega carino. È un peccato non venire a fare un giro da queste parti. È tutto un po' a doppio senso. Auto ovunque parcheggiate, ma questa è una costante. Thank you.
viene su a missile proprio. Scendono, ovviamente si ferma in piano, si riattacca la corda. Buongiorno dal Caffè Central. Oggi volevo portarvi in bici, ma il tempo è pessimo, piove. Quindi devo ricalibrare il percorso e andare a prendere l'ombrello che ho lasciato in hotel. Piove, governo ladro. Twin Peaks dalla parte dove eravamo ieri, parte opposta, Embarcadero, e dietro l'Embarcadero c'è la baia di San Francisco, quindi c'è acqua. Giornata orrenda, questo è l'Embarcadero e qui sulla sinistra c'è il ponte che va a Oakland. È la mia metafora del quadrato di ieri. Siamo nel lato destro, nella parte alta del lato destro. Sul lato destro c'è il ponte che va a Oakland e poco sopra l'Embarcadero, e da qui iniziano tutti i vari pier o attracchi, che è la parte assolutamente più turistica di San Francisco. Non mi spiego bene il perché, ma così è. Quindi si arriva al vertice in alto a destra, da lì si vede Alcatraz e poi, proseguendo sul lato superiore, si arriverà al Golden Gate. È molta strada, pensavo di farla in bici. Non so come la farò, un po' a piedi, un po' in bus. Vedremo. Andiamo a vedere l'Embarcadero. Eccomi qui al terminal dei ferri. Questo è il ponte che porta a Oakland. Quella lì non è Oakland, sebbene il ponte ci arrivi, solo si appoggia su questa isoletta che si chiama Treasure Island, l'isola del tesoro, e poi da lì va Oakland, quindi Oakland è là in fondo. E questa è la baia, questa qui dietro di me è la baia, dietro le mie spalle c'è Alcatraz, non si vede da qui, bisogna camminare parecchio per riuscire a vederla, e qua ci sono tutti una successione di moli, i pier vari, dove ci sono ristoranti e menate varie del genere. Da qui in poi di solito è pieno di turisti. È una passeggiata carina che si può fare facilmente, non so quanti chilometri siano, andiamo a scoprirlo. Dentro l'edificio dell'Embarcadero è anche pieno di negozietti che vendono cibo, essenzialmente, di ogni tipo, genere, forma e sapore. E eccomi di nuovo fuori, questa è la passeggiata che vi menzionavo dall'interno. Parte da qui, diciamo la parte più turistica, in realtà continua anche verso sud per qualche chilometro. E più verso sud, quindi alle mie spalle, è dove andavo a correre all'inizio di questo canale qua. Quindi se andate a recuperare i primissimi video troverete qualche video di San Francisco con io che mi alleno qua per i 10 km di corsa. Porto di San Francisco, dove eravamo pochi minuti fa, l'Embarcadero. Ombrello in diagonale dal vento e pioggia. Ditemi se non sono una brava persona che vi porta a fare un giro oggi. Ci vuole un like, un commento, un subscribe immediato qua. Ora potrei selezionare un momento in cui non ci sono auto per farvi credere che non ci sono tante auto a San Francisco, invece no, è pieno, ovunque.
qui il 39 inizia la follia turistica. Profumi di ogni tipo, dalle caramelle sui waffle a robe fritte, a di tutto. Se avete fame, questo è il posto giusto. Dubito che riusciremo a vedere i leoni marini, ma ci proviamo. Da qui si vede bene il ponte che arriva su Treasure Island e poi continua verso Auckland. E vedete l'isoletta adesso? Quell'isoletta in mezzo, là, quella là è Alcatraz. Oggi siamo abbastanza fortunati che c'è più abbastanza visibilità, quindi si vede bene che Alcatraz è quel sassolino lì. Non so se nell'immagine sembra che sia tutta quest'isola, ma no, è solo questo piccolo sassolino qua. Sulla sinistra facciamo zoom out, molto zoom out, moltissimo zoom out. Eccoci qua, non ancora. Ah sì, questa è Alcatraz e qua nella nebbia è sepolto il Golden Gate Bridge che va verso nord. Adesso faccio un zoom in. Forse intravedete in qualche modo la silhouette del ponte. È abbastanza normale che sia coperto di nebbia, almeno fino a metà giornata. Di solito poi si libera, forse oggi però non avremo questa fortuna. Come avrete intuito, io non sono un particolare fan di questa zona stile centro commerciale. La zona che però a me piace di più inizia da qui. Quindi adesso siamo sul vertice del quadrato in alto a destra. Dal vertice del quadrato in alto a destra, tutta la parte di costa che arriva fino al ponte, al Golden Gate Bridge, è molto molto carina e a me piace moltissimo. Quindi se proprio volete venire a San Francisco, vi consiglio di arrivare qui, vi guardate i negozi come fanno tutti i turisti e poi da qui iniziate la vostra camminata verso il ponte. Questa è la parte più bella, secondo me, di questa parte di San Francisco, la parte che dà sulla baia e sulla bocca verso l'oceano. Forse qua ci sono i leoni marini. Eccoli qua. Certo. Un'altra delle attrazioni della zona, oltre sarebbe la cioccolateria Ghirardelli, che però non so perché non ho visto, dovrebbe essere da questo lato qua dietro di me. Cioccolateria molto famosa qua e si può visitare. Painted Ladies versione barchetta. Se non avessi già fatto una colazione molto importante, verrei qui a pranzare. Non essendo mai entrato in un fast food, questo è il posto da provare una volta nella vita, mi dicono. In realtà io della clam chowder volevo parlarvi perché è una zuppa tipica
direi di tutta l'America, di tutti gli Stati Uniti, anche se si origina nel nord-est degli Stati Uniti, ne ha varie versioni. Si origina nel nord-est degli Stati Uniti, parliamone, potrebbe essere che sia di origine inglese in realtà, comunque la trovate ovunque negli Stati Uniti, in varie declinazioni, rossa, bianca, cioè con latte o panna, sono dei bimbi che urlano, così. Ed è sicuramente da provare, è un piatto da provare se venite negli Stati Uniti, una zuppa di molluschi. Semplicemente, essendomi mosso sempre in bici, pensavo che fosse più vicino, e invece no. La partenza di questa mattina è giusto dietro Ghirardelli, solo che in mezzo c'è una collina di buone proporzioni. Davanti a Ghirardelli c'è appunto la baia con Alcatraz e poi lì nella nebbia il Golden Gate Bridge. Credeteci, non si vede più. È proprio davanti alla cioccolateria Ghirardelli che inizia il percorso più tranquillo, quello che piace a me e che pensavo iniziasse un chilometro fa. E questo molo curvo probabilmente è il più bello su cui andare a farsi una camminata, ed è dove vado adesso. Hey, what a way to start the day. Space, I love the scenery. My happiness is misery, and nothing's like it used to be. Cause everybody round. Niente camminata sul molo più fico di San Francisco. Ma è una gioia, eh? I never underestimate the impact of the fourth wall breaking down upon my feet. The offering has never really come with it. Quello è il Golden Gate Bridge. Qui, sulla sinistra, c'è un parchetto che arriva fino al Golden Gate, tutta zona da picnic in giornate buone, non oggi. Anche la parte oltre il ponte, anzi forse la parte oltre il ponte è molto più bella della parte da questa parte di qua. Sono posti come Sausalito, ci sono un certo numero di parchi dove andare a vedere sequoie e grandi alberi. Insomma, ce n'è molto da esplorare. Mentre qui davanti a me la collina che ormai mi separa dal centro città. Che chicca questa Motel Capri. Fillmore Street. Ho camminato una decina di chilometri, sono devastato. Adesso prendo un caffè e poi decido cosa fare, se andare a casa immediatamente o proseguire il tour. Questo quartiere è carino, non l'avevo mai visto, una zona di Fillmore Street. C'è molta vita, molte attività. Interessante. Zona carina, un caffè normale di quelli che a Barcellona te lo spari con un euro e mezzo. Qua costa $5 prima di pagarci sopra le tasse, quindi $5.70 con le tasse incluse, più la mancia. Fighissimo giallo, davvero bello giallo. Bene, ho preso acqua tutto il giorno, adesso basta, per il momento basta, a riposarmi. È appena passato un signore che si stava spipettando del crack, ottimo, così è, ma qui, così. Come si vede dal panorama, sono di nuovo in Spagna, e se siete arrivati fino qui vuol dire che questo video vi è piaciuto, quindi 1. Iscriversi qua sotto, 2. Schiacciare like, 3. Commento, così mi aiutate a far crescere questo canale che ha un numero di iscritti che mi fa felice comunque, ma è un po' basso. Se non vi è piaciuto il video, schiacciate sempre il pollice in su 3 volte.
Ciao. Sai che oggi forse non piove, cielo azzurro, mal di gola.